La settimana di prova quanto viene pagata? Allora, la prova viene pagata 40 la settimana. L'altra faccia del turismo, che proprio in quest'estate 2024 sta trainando l'Italia, è fatto di lavoro spesso sottopagato. I primi 3 giorni del bastone con le pulizie. Ma che tipo di rapporto lavorativo propone chi è alla ricerca di personale? E soprattutto, basta il contratto per parlare di lavoro regolare? Per capirlo, mi sono finta interessata a cercare lavoro. Sul web di annunci se ne trovano tanti e anche molto allettanti. Ma è quando ci presentiamo al colloquio che scopriamo cosa realmente propongono. Piacere, Roberta, ciao, piacere. Il turno sarebbe dalle 21 di sera alle 6 di mattina, giorno libero a settimana e stipendi partiamo da solo 20, poi prima di dovete un attimo, un minimo da 1.100. Mi potrebbe interessare a te? Il contratto è un contratto regolare con sì, 15 giorni di pari pagati. Grazie infinite. Quindi, per ricapitolare, per un turno notturno di 9 ore, dalle 21 alle 6, che equivale a 54 ore settimanali, mi viene offerto uno stipendio di 1.100 euro al mese, che a conti fatti sarebbero 4 euro all'ora. C'è poi chi gli over 25 neanche li considera. L'annuncio che ricercavano personale. Voi ti lascio il numero di proprietario. Sì, ciao, io chiamo per l'annuncio che ho trovato. So che cercate personale. Quanti anni Io ho compiuto 40 anni. Perché siamo dei camerieri molto giovani che hanno voglia di lavorare. Ma chiamate a serata? Quello diciamo che io ce l'ho pieno. La chiamata è senza contratto, cioè vengo e mi paghi la serata. Sì. Quanto prenderei? 35, solo la prova viene pagata 20. C'è poi chi offre 4 euro all'ora, ma non si sa precisamente per quante ore e soprattutto se regolarmente dichiarate. No, noi cerchiamo pomeriggio sera. Quindi dalle? Diciamo dalle 17 a chiusura. E la chiusura alle ore? 24 per giorno. Con contratto? Dipende. Un attimo il curriculum. È un ristorante, pizzeria e cerchiamo comunque persone per la sala. Sono 8-9 ore di lavoro, si lavora 7 giorni su 7 e la paga gira intorno ai 1.500 più vitto alloggio. Cioè si lavora 7 giorni su 7? Sì. Tra orari non rispettati, prove sottopagate, turni in nero, rimane una desolante consolazione. Adesso valuto un secondo perché ho una bambina, questo non so se è un problema. Basta che lavori.